Ci spiega un attimo che compagni di strada vogliono, si vanno a cercare la Meloni e Salvini? Ma Kaczynski è il padre padrone, si potrebbe dire, della Polonia in questo momento, del partito al governo, è un partito che viaggia intorno al 38 al 40% dei consensi nei sondaggi, quindi che avrà probabilmente il pieno nelle urne, nelle elezioni europee. Il Kaczynski fa parte di un gruppo nel Parlamento europeo che nell'attuale legislatura conta circa 76 deputati di 15 paesi diversi. L'incontro con Meloni, con Fitto e con altri il 3 aprile qui a Varsavia è stato molto positivo per ambo le parti, sicuramente più fruttuoso di quello con Salvini di qualche mese fa. Quello che crea una distanza fra il partito di giustizia polacco, di cui appunto Kaczynski è il leader, e Salvini sono essenzialmente due questioni. La prima riguarda i rapporti con la Russia. Salvini, diciamo, viene percepito qui in Polonia come filo russo e in quanto filo russo è in qualche maniera un partner non affidabile. Maggiormente affidabile sembrerebbe Meloni, anche perché, diciamo così, il discorso all'interno del gruppo parlamentare conservatori e riformatori potrebbe riuscire, nel senso che Kaczynski ha una mira molto specifica, molto chiara, che è quella di prendere l'egemonia in questo gruppo parlamentare. Per questo motivo, e questa è la seconda questione, con Salvini, diciamo così, non ha preso le distanze, ma di certo non è ritenuto un compagno di strada, almeno in questo momento. Dicevo che l'incontro a Varsavia è stato molto fruttuoso, le dichiarazioni del resto di Meloni, dell'onorevole Meloni, sono molto chiare. Ha detto, cito, Kaczynski è una personalità affascinante, i paesi di Visegrad per noi sono un modello. La situazione in questo paese è molto particolare dal punto di vista costituzionale del rispetto dei diritti, in quanto il partito di diritto e giustizia, comunque il governo in carica, come loro sanno, è oggetto di sanzione da parte dell'Unione Europea. È per la terza volta che si procede a una sanzione dopo luglio del 2017 e luglio del 2018. Il problema riguarda il controllo da parte dell'esecutivo della magistratura. In altri termini, l'idea di Kaczynski e di questi partiti, diciamo così, io non condivido la definizione sovranista, credo che anche il professor Giannulli sia della stessa idea, preferirei la definizione nazionalpopulista. Potrei anche, diciamo così, approfondire questo concetto, ma quello che mi preme dire è che il carattere specifico di queste democrazie liberali, di Visegrad, tra cui anche quella polacca, diciamo così, è quella di mettere ogni potere dello Stato sotto il controllo dell'esecutivo.